Il ritiro è stato positivo, ha avuto le risposte che voleva, non c'è nessun caso Berami e Caleon. Rafa Benitez, a conclusione del periodo di ritiro a Di Maro, fa il punto della situazione sul periodo trascorso in Trentino e sulle prospettive a breve termine. È piaciuta l'organizzazione, ha detto il tecnico, e ringrazia i tifosi che sono stati sempre vicini alla squadra. Dal punto di vista tecnico si è fatto il lavoro che si voleva e in testa sotto il profilo tattico. Si sono visti i giocatori che sono allenati bene, i nuovi arrivati che sono integrati e tutti. Dunque positivo. Conferenza stampa alle 8:30 del mattino e la rivelazione di retroscena sulle presunte liti con Berami e Caleon. Erano quattro centrocampisti, non aveva senso avere di più perché è un momento di darle almeno 45 minuti a quasi tutti i giocatori. Non aveva senso, l'abbiamo lasciato là. È arrivato Petkovic, l'allenatore adesso della Svizzera, che mi ha chiesto per parlare con loro, ho parlato con loro, cose normali che dopo siano dimensionato in un'altra maniera, anche, e devo dire, ho parlato ieri mattina con Berami, che lui era sorpreso perché io le ho detto a Berami l'altro giorno, a Berami, a Semaglia e a Duvan, potete andare dentro o potete rimanere qua per il cross, la sfida con il portiere del cross che abbiamo fatto l'altro giorno lo stesso, e lui ha detto io vado dentro, ha fatto così, ha lasciato la casacca, ma aveva il permesso mio, non era un caso, dobbiamo creare un caso, va bene, ma non è così. E anche Callejón, che era chiaro che le mancava l'intensità a questo punto, no, perché ha problemi con Callejón, nessun problema con José, uno che io ho portato qua, che ho detto sempre che doveva andare alla Nazionale Spagnola, che ho detto che va a fare 15-20 reti e che dopo abbiamo visto ieri che è un giocatore che lavora, non è nessun caso. Dobbiamo creare un caso perché chiaramente qualche squadra ha fatto un'offerta importante per lui, noi abbiamo detto di no e basta, e qualcun giornale inizia a fare un po' di rumore. Nessun caso, Callejón è un bravo ragazzo, un giocatore di massimo livello che ancora può crescere con noi e non è in vendita.